La unità operativa di neurologia della ASL Roma 1 ha presidi su tutto il territorio della ASL e la ASL occupa circa metà della città di Roma e segue più di 1 milione di cittadini. La UOC di neurologia ha un presidio ospedaliero presso il San Filippo Neri, dove c'è un reparto di degenza, un day hospital e molti centri specialistici e ambulatori su tutto il territorio. Tra i centri specialistici c'è il centro malattie rare, che da più di 20 anni è un centro di riferimento della Regione Lazio e segue 56 raggruppamenti di malattie che afferiscono a 12 codici di esenzione. E vengono utilizzati per il centro malattie rare anche tutti i presidi della ASL e dell'unità operativa, quindi il day hospital, il reparto di degenza, la neurofisiologia e il laboratorio analisi. L'azienda sanitaria Roma 1 ha al suo interno un'organizzazione perfettamente consona per il trattamento di questo tipo di patologie, in quanto dispone, diciamo, di ambulatori specialistici collegati di cardiologia, di pneumologia, di gastroenterologia, di riabilitazione, ai quali noi possiamo riferire, diciamo, i bisogni del paziente e costruire un percorso individuale. E noi per fare ciò abbiamo rafforzato, diciamo, l'integrazione con i medici specialisti del territorio e con i medici di medicina generale, creando un'apposita casella di posta elettronica malattierare.neurologia@asleroma1.it, che funge proprio da primo approccio per l'indicazione del percorso. A queste possono riferirsi direttamente i pazienti o i medici che lo ritengono opportuno. Per seguire i nostri pazienti abbiamo in atto delle collaborazioni con i maggiori centri italiani di diagnosi e di trattamento dei pazienti con patologie neurologiche rare ed inoltre abbiamo in programma di implementare la costruzione, diciamo, di un comunicatore adatto alle esigenze di pazienti che hanno gravi disabilità nella comunicazione, per ritagliarli esattamente sulle esigenze personali individuate dal paziente stesso. Questo è un progetto che vedrà coinvolto, oltre che la nostra unità operativa, anche i centri territoriali a cui afferiscono i pazienti stessi. La pandemia ci ha costretto a ridurre gli spazi e a riorganizzare le nostre attività, ma siamo riusciti comunque a mantenere la continuità delle attività assistenziali e i rapporti con i nostri pazienti. Ora siamo in procinto di spostarci su un nuovo reparto con nuovi ambulatori e questo ci consentirà di riprendere e affrontare le sfide del futuro.